Fabio, dimmi un po', dammi una carrellata delle cose italiane, per favore. Allora, la prima cosa interessante è la gaffe del ministro della giustizia, il ministro Guardasigilli, come lo si chiama in gergo, sul dolo e sulla colpa. Ora, il ministro si chiama Bonafede ed è laureato in economia, in giurisprudenza. Parlando da Vespa e illustrando una delle leggi di cui va fiero, quella sulla prescrizione, se n'è uscito con la brillante idea che se un reato, se diciamo così, un reato doloso è colposo se tu riesci a dimostrare che appunto è colposo. Quindi una totale ignoranza dei termini doloso e colposo, una totale ignoranza di che cosa significa reato colposo e reato doloso. E quindi, per implicazione, su che cosa implica la prescrizione, quindi non ha assolutamente idea di che cosa la legge di cui insomma, che porta il suo nome, implica per i cittadini, delle conseguenze che ha sui cittadini. E quindi questo qui, l'Ordine degli Avvocati di Palermo ha chiesto le dimissioni, c'è stata una levata di scudi, Frizzi e Lazzi su Twitter e tutti i social, insomma, una cosa imbarazzante. Come se questo non bastasse, è arrivato il ministro Fioraconi, che è il ministro dell'istruzione, a chiedere che l'ENI esca, diciamo così, dal petrolio Eleni al 5 anni, 99%. buonanotte. Ma questo, capito? Cioè, ma come fa uno a pensare robe di questo? Hanno appena quotato Aramco per 2 trilioni, per 2.000 miliardi. Arriva il genio dell'ambientalismo e dice: ah no, ma l'ENI deve mettersi a fare cosa? Biciclette? Non si capisce come possano germogliare idee di questo tipo nella testa di un individuo senziente. E poi, così, abbandonando il colore, c'è stato, così, a tener banco sui media, l'ennesimo fallimento bancario. Stavolta era un fallimento annunciato da anni, ed è quello della Popolare di Bari, che è un istituto abbastanza grande, importante in Puglia e, boh, diciamo, nel centro-sud. Per dirla in termini molto sintetici, un prestito su quattro di quelli concessi dalla Popolare di Bari è non performing, cioè non lo rivedrà mai più, o non lo rivedrà, diciamo così, per intero. Questa popolare, questo fallimento, come era accaduto per le popolari, per le banche venete, è figlio di un'acquisizione, o meglio, è stato esacerbata, la situazione già difficile, è stata esacerbata dall'acquisto della Tercas, che è la cassa di Chieti, cos'era Chieti? Teramo. Eh? Tercas, non so se Teramo e Chieti, ma comunque. Che non sapeva la Banca d'Italia come grattare la rogna, Invece le era Venete, chi è che avevano affidata. comprato? Le Venete, cosa avevano comprato? Venete, ma sai, dalla popolare, parte dalla popolare di Lodi, diciamo, la girandola di acquisizioni e controacquisizioni che poi sono andate in parte ad intasare i conti del Monte Paschi, in parte si sono distribuite appunto nel nord-est. Quindi, per dare un quadro un po' a grandi linee,
per cercare di evitare il peggio su banche tutto sommato di piccola entità, i guai sono stati addossati a banche più grandicelle, ma ugualmente mal gestite, e quindi invece di risolvere il problema, queste aggregazioni lo hanno aggravato. E adesso, no, cioè, poi c'è la Carige, che è un altro diciamo così, bubbone che sta lì, scoppia, non scoppia, aumenti di capitale, litigi con la Banca Centrale Europea, litigi tra gli azionisti, eccetera, eccetera. Ma comunque, per tornare alla Popolare di Bari, il governo aveva fatto un piano di salvataggio che Renzi ha bocciato, cioè nel Consiglio dei Ministri in cui bisognava approntare i soldi, attraverso tra l'altro il Medio Credito Centrale, che è una banca pubblica, okay, che avrebbe dovuto ricapitalizzare con mezzo miliardo, ma ne servono altri 500, in totale serve un miliardo per la Popolare di Bari. Chissà poi se basta un miliardo, sempre queste cose. Poi che bisogna vedere, esatto, no, questo è un miliardo pronta cassa per l'intervento così di emergenza, poi va a finire come con il Monte Paschi, che hanno fatto non si sa più quanti aumenti di capitale e sta sempre lì come banca zombie, ecco. E quindi, sai, questo è un terreno scottante per i 5 Stelle, che urlavano e strillavano contro, no, i salvataggi dei banchieri, e il genio di Conte ha detto, no, ha dichiarato in TV a Reti Unificate che verranno salvati solo i risparmiatori, no? Ma chi sono questi risparmiatori? Perché è il risparmiatore l'azionista, è il risparmiatore quello che ha i titoli di credito, cioè l'obbligazionista, è il risparmiatore ovviamente il depositante. Allora chi è? Quando lui dice tuteleremo i risparmiatori, tuteleremo tutte e tre le categorie o solo una, oppure solo i piccoli risparmiatori? E chi sono i piccoli risparmiatori? E se questi piccoli risparmiatori invece erano speculatori che hanno provato a fare soldi prestando a strozzo, bisogna tutelarli. Insomma, viene fuori lo stesso problema che c'è stato, non so, per Banca Etruria, appunto, per le popolari, per le banche venete, e quindi c'è questo cortocircuito politico-mediatico in cui i grillini sono caduti con tutte le scarpe e su cui nel governo stanno litigando. Beh, adesso già, perché i grillini sono così scagliati contro gli altri fallimenti bancari, e qui come fanno? E fanno come hanno fatto per la Carige, che poi hanno detto vabbè, ma qui sono stati fatti gli stessi passaggi e così si sono rimangiati tutto il sacro furore antibanchieri, non hanno fatto esattamente quello che hanno fatto i governi precedenti, sai, tanto l'italiano medio a malapena capisce che cosa fa una banca, ci va a depositare i soldi, a cambiare gli assegni, ma poi quello che Vabbè. non ne ha proprio idea di La cosa. polemica del MES è finita in Italia? Ma diciamo che è stata messa un po' a tacere, insomma, è tornata, è stata accantonata perché hanno ottenuto un rinvio a Bruxelles, c'è stato questo vertice un paio di giorni fa e si è deciso di rimandare di un paio di mesi l'approvazione della riforma, di
discutere anche degli altri due punti che sono sul tavolo, vale a dire l'unione bancaria. Tutta una finta. E il discorso. Sì, no, quello sostanzialmente il governo e il Parlamento ha approvato una risoluzione, insomma, che dà il via libera italiano all'accettazione del MES, e quando ci sarà meno attenzione mediatica sulla faccenda, verrà approvato da tutti gli altri paesi, quindi probabilmente tra febbraio e marzo, al più tardi a giugno. Non c'è una particolare fretta perché non si vedono rischi di bancarotta, e quindi la faccenda può essere trascinata per un altro po', in attesa di tempi politici migliori o comunque in attesa che la faccenda sfugga. Fabio, ma ci sono nel Mezzogiorno ci sono delle banche che rimangono in piedi del Mezzogiorno? Ma guarda, non... sono banche tendenzialmente piccole, non c'è una Unicredit, una banca Intesa, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, via, boom. Ma questo, il Banco di Napoli è fallito decenni fa. Ma anche quello mi sembra che sia stato acquisito, non mi ricordo da chi, cioè non è una banca indipendente. Adesso non ho idea di in quale raggruppamento è andata a finire, ma insomma è stato aggregato a un certo punto, insomma, mi ricordo vagamente che ci fu una polemica, in cui un punto si diceva: ah, ma se viene acquisito da Tizio e Caio vuol dire che i depositi del sud andranno a finanziare le imprese del nord, tutte queste storie qua. E quindi no, infatti, diciamo, in parallelo alla questione del insomma al fallimento della Banca Popolare di Bari, vengono fuori queste proposte di costruire una banca del sud, no? Insomma, ci vuole anche un territorio economicamente integro, capito? Perché in un territorio così sai, un po' è un serpente che si morde la coda, perché se non hai, se non c'è credito, l'economia non può partire alla grande. Se non c'è un'economia che tira, le banche non vanno a operare o hanno difficoltà a operare. Ma questo è una conseguenza del fatto che le regole di Basilea 2 sono troppo stringenti per poter fare, diciamo, politica creditizia in una situazione disastrata come quella del sud. Bravo. È bravo. È bravo. Sì, quando mi dici che un impegno su quattro della Popolare è andato male, dico, beh, non c'è neanche male, capito? Tre su quattro sono andati bene, capito? Cioè, voglio dire, beh, insomma, sì, invece no. Il problema qual è però, Alberto, che se tu hai 100 di capitale, presti 75 e 25 li perdi, o comunque 25 diventano prestiti incagliati o non recuperati. Ma se tu hai 10 di capitale, perché la banca funziona così, hai 10 di capitale, presti 100 e di questi 100, 25 finiscono male, il tuo capitale è meno 15. Ed è questo il problema delle banche, che sono entità altamente a leva e quindi non possono permettersi di perdere nemmeno sul 4-5% certo. dei loro impieghi, capito? Certo. Quindi se tu operi in una situazione come quella del Mezzogiorno, dove il rischio è altissimo,
il tessuto economico è sfilacciato, le possibilità di investimento e di crescita sono molto limitate. Bene che vada, riesci a finanziare il working capital delle aziende che resistono con le unghie e con i denti. È ovvio che una banca non riesce ad andare avanti, cioè o è gestita in modo che serve solo i clienti a rischio zero, ma appena appena tu ti muovi in alto nella scala del rischio, ti esponi alla possibilità di un fallimento in 5 nanosecondi. E qui, tra l'altro, guarda, Salvini ieri, che insomma ha abbandonato i toni bellicosi contro il governo, ha detto: signori, stiamo attenti, perché se salta l'Ilva, salta la Popolare di Bari, si trascina qualche altra banca del sud, qua viene giù tutto. E penso che sia l'una delle pochissime volte che ho sentito Salvini dire una cosa vagamente sensata. Cos'è che ha detto, ripeti? Ha detto, insomma, a reti unificate: abbandoniamo le diatribe tra governo e opposizione, mettiamoci tutti quanti attorno a un tavolo, perché in Puglia è saltata l'Ilva di fatto, salta la Popolare di Bari, la Popolare di Bari si tira dietro un po' di imprese e probabilmente qualche altra banca minore, quindi rischiamo di scatenare un processo che distrugge l'economia pugliese e poi si propaga al resto del paese. Quindi, diciamo, questo è un rischio sistemico talmente macroscopico che va affrontato da tutti quanti con senso di responsabilità. Boh, vedremo quale sarà questo senso di responsabilità, perché è tutto, insomma, da vedere in pratica. Però la verità è che ci sono delle faccende, insomma, ci sono delle situazioni veramente scabrose, sì, di rischio sistemico che non fa in tempo a tamponarne una che te ne salta fuori un'altra, capito? Questo è un po' il dato drammatico. Ma comunque, Alberto, ti voglio far vedere una cosina, guarda, voglio farti così per tirarci su di morale. Allora, dove siamo? Ecco qua. Condivido lo schermo con te e con chi ci sta guardando. Questo qui, questa foto che io traggo da Reuters, riguarda la cerimonia di inaugurazione dello stadio di Tokyo per le Olimpiadi 2020. Quindi, con 6 mesi abbondanti di anticipo, i giapponesi hanno già costruito le infrastrutture. E mi piacerebbe che questa roba qui la vedessero sia gli italiani, sia quelli che, diciamo, gli italiani elettori, sia gli italiani che governano, per capire come funzionano le cose nei paesi civili. Ecco, queste sono le foto del nuovo stadio, tutto bellino. Eccolo qua, National Stadium. Quindi non è come, questi sono il primo ministro Abe e gli altri dignitari che accendono le luci o comunque inaugurano la facility. Ecco qui, per cui nei paesi civili le cose si fanno bene, si fanno per tempo, si fanno entro i limiti di bilancio previsti, e quindi vorrei che con questo messaggio di ottimismo finiamo la nostra carrellata sui mali italiani. Peccato che l'ottimismo, insomma, venga dal Giappone e non dalla penisola del bel paese. Stanno invecchiando, però sono sempre in forma i giapponesi, stanno invecchiando, però li vedo, No, quando quelli della gente li facciamo come il Giappone, io guarda, a fare. Fabio,
cioè, sono arrivato da, come sai, da Seoul, no? Ho fatto il Washington Seoul, sono arrivato a Seoul. Ah, beh, quello è un aeroporto gli fantastico. Inchini, una cosa e l'altra. Oh, non faccio tempo, entrare nella lounge, arriva una con una foto, avevo una foto di un piatto di linguine alla carbonara, spaghetti alla carbonara. Cazzo, una foto bellissima, lì voi? Sì. Chissà che roba arriva. Beh, ma ha portato delle linguine fantastiche. A parte non so come faceva a avere la foto, sapeva già che era italiano, ma letto, non so come cazzo. Poi sono arrivate delle linguine fatte da Dio, capito? Ho dovuto fare il bis, erano buonissime. Sembrava un linguine alla carbonara alla lounge dell'aeroporto di Seoul. E guarda, ecco. C'è poco da fare. Ogni volta che vengo, ogni tre mesi quando arrivo, si sono fatti più in là. C'è poco da fare. Non c'è niente da fare. Paragonate ai tramezzini rinsecchiti delle lounge all'Italia. Non c'è niente da fare. Tutti stinchini, tutti devi vedere. Ho volato con Korean Air. Com'è? Allora, con quello stile coreano sembrava un po' tipo anni 60 l'aereo, capito? Con quei colori, con lo stile coreano sembrava un po' anni 60, però non c'aveva wifi. Però gli inchini che non mi hanno fatto, proprio mi hanno dato il cuore quelle ragazze lì, mi facevano degli inchini, sono stati gentilissimi, se devo dire onestamente. Ma quello diciamo è il meno, ho volato bene, però arrivi là all'aeroporto, vedi tutti gentili che cercano di parlare inglese, che parlano inglese, che spendono le parole in più per te. Ho avuto quella che mi ha assistito, mi ha aspettato l'aereo, poi mi ha portato. Ah, ho avuto una che mi ha aspettato l'aereo e mi ha portato alla coincidenza. Avevo 40 minuti di coincidenza solo, mi avevo dato 40 minuti di coincidenza a fare Washington, Seoul, Seoul, Bangkok. Arrivato a Seoul, avevo una signora che mi ha preso, mi ha portato alla coincidenza, mi ha portato alla lounge, ho aspettato, poi sono andato. C'è niente da fare. C'è niente da fare. Allora dobbiamo fare la proposta di regalare l'Italia alla Korean Air, e magari, capito, risolviamo il problema di questi incapaci. Ma chi la vuole regalata? Sono i nostri cretini, pensano che valga qualcosa, ma una linea aerea seria non la vuole neanche regalata all'Italia. No, ma infatti io i 400 milioni che mettono ancora in questo pozzo senza fondo li darei alla Korean Air e gli direi: signori, ecco, 400 milioni e pigliatevi pure all'Italia e toglietecela dai piedi. È l'unico modo, perché se no non se ne viene fuori. Questi saranno 400 milioni ogni 6 mesi. Indeed. Ciao Fabione. Ciao, ciao. Un abbraccio anche a te. Ciao. Ciao. It's one shot, not a future, but sure, let's go.